Ieri, mercoledì, udienza del pontefice e nel corso del suo intervento, della sua omelia, un passaggio francamente spiazzante, una specie di elogio, tra virgolette, ma forse anche senza virgolette, dei ladri. Perché i ladri, dice il pontefice, per quanto censurabile sia la loro azione, possono, ha detto Papa Francesco, aiutarci a contrastare l'avarizia. Ci ricordano che i beni di nostra proprietà non ce li potremo portare appresso dopo la morte, eccetera. E insomma, che ci siano passi del Vangelo sulla maggiore probabilità di un cammello di passare per la cruna di un ago che per un ricco di andare nel regno dei cieli, per carità, nel Vangelo c'è scritto questo, però insomma, nella Bibbia ci sono anche i 10 comandamenti, e il settimo è non rubare, se non è stato cambiato è sempre quello. Naturalmente dobbiamo resistere alla tentazione di fare commenti rozzi rispetto a un intervento del Papa. Sarebbe facile appunto citare il settimo comandamento come se il Papa non lo conoscesse, o sarebbe facile buttarla su un certo tipo di cultura sudamericana, pauperista e anticapitalista. E quindi non lo farò, mancherebbe altro, anche perché occorre sempre essere rispettosi di un pontefice. Però c'è un problema legato alla proprietà. Questa Chiesa, questo Papa, ma anche un pezzo della cultura italiana, della politica italiana, della pubblicistica italiana, dei media italiani, hanno un problema con la proprietà. La proprietà è diventata quasi una colpa della quale scusarsi. E quindi va tassata e stratassata. Dice, ma ci sono già 11 patrimoniali? No, bisogna aggiungerne altre. Si scusano, si giustificano lesioni della proprietà, le occupazioni abusive. Non sono un problema quasi per nessuno. Un cardinale, il cardinale elemosiniere del Papa, lo ricorderete, andò addirittura a riattaccare la corrente, a riallacciare la corrente e le forniture a un palazzo occupato illegalmente. Ecco, tutto questo è molto pericoloso. La proprietà è invece non solo il fondamento di una società ordinata, ma è un presidio di libertà. Tu e la tua famiglia sei più libero se hai qualcosa a cui appoggiarti di tuo, se hai una casa, se hai dei risparmi, se hai una indipendenza economica che non ti porta a essere dipendente, succube e servo di nessuno. E tutti avremmo interesse a promuovere una società in cui tutti cerchino di crescere, di essere più liberi, più autonomi, più indipendenti, anche più soddisfatti come persone. Perché l'Italia, che è un paese che avrebbe tutte le caratteristiche per scommettere su questo, siamo un paese dove il 70% delle famiglie è proprietaria di un mattone, siamo un paese dove ci sono 8-9 milioni di piccole e piccolissime imprese di partite IVA, quindi con un positivo spirito imprenditoriale, perché anziché scommettere su questi elementi di indipendenza, di autonomia, di voglia di crescere, la Thatcher avrebbe detto di aspirational voters, cioè di elettori che vogliono sempre crescere e migliorare la propria posizione, stiamo solo incatenati al pauperismo, alla giustificazione di chi non ce la fa, al sussidio, alla regalia di Stato, alla dipendenza dal potere. A me pare una deriva pericolosa. E immagino inconsapevolmente anche la predica così discutibile di Papa Francesco porta argomenti nella direzione, io temo, sbagliata. Ditemi la vostra se volete nei commenti.